Salve ragazzi e benvenuti alla nuova puntata delle lezioni ribaltate di Mr. Boscherini. Nel corso di questa unità sui poliedri, nel corso della quale noi abbiamo affrontato il tema del parallelepipedo rettangolo e poi del cubo, oggi andremo a vedere una nuova classe di poliedri noti come prismi. In realtà molti di voi hanno già avuto l'esperienza di incontrare un prisma nel corso delle lezioni di scienze, quando abbiamo usato un prisma di plastica o di vetro per scomporre la luce bianca nei colori dell'arcobaleno. Però quel tipo di prisma è solo uno tra i tanti tipi di prismi che noi possiamo incontrare. E da questo punto è importante vedere proprio la definizione di questo tipo di poliedro. Infatti il prisma è un poliedro, quindi di nuovo un solido delimitato da poligoni, e in particolare il prisma è delimitato da due poligoni paralleli e congruenti fra di loro, e questi poligoni vengono detti basi, così come nel caso del parallelepipedo rettangolo, con la differenza che in questo caso, invece che essere dei rettangoli e dei quadrati, questi poligoni possono essere dei poligoni qualsiasi, con un numero qualsiasi di lati. Ecco, e oltre a queste due basi, il prisma è delimitato da tanti parallelogrammi, quindi non rettangoli come nel caso del parallelepipedo, da tanti parallelogrammi quanti sono i lati delle basi, dei poligoni di base. Quindi ad esempio nel disegno che è qui qui sulla lavagnetta abbiamo dei triangoli come base, quindi la superficie laterale sarà delimitata da tre parallelogrammi. Ora, quindi, come vi ho già anticipato, esistono tantissimi tipi diversi di prismi. In particolare, un modo in cui noi possiamo classificare i prismi è in base al tipo di poligono che hanno per base. E come vedete in questo esempio, il nome stesso del prisma sarà proprio dato dal tipo di poligono. Quindi, se ad esempio per base ho un triangolo, noi lo chiameremo prisma base triangolare. Se invece per base ho un quadrilatero o più precisamente un trapezio, dirò che questo è un prisma a base trapezoidale. Se per base infine ho un pentagono, dirò che il prisma è a base pentagonale, e chiaramente questo discorso può andare avanti. Se ho un prisma con base un esagono, allora sarà a base esagonale, ottagonale e così via. Un'altra importante classificazione dei prismi è la suddivisione tra retti e obliqui. In particolare noi diremo che un prisma si dice retto se gli spigoli laterali, quindi gli spigoli delle facce laterali, vanno a formare un angolo retto con la base. Quindi se gli spigoli laterali a loro volta formano degli angoli retti anche con gli spigoli di base. In questo caso, che poi l'esempio che è mostrato qui nel disegno, cosa succede? Succede intanto che le facce laterali non sono più dei parallelogrammi qualsiasi, ma sono proprio dei rettangoli. Non solo, in questo caso l'altezza del prisma va proprio a coincidere con lo spigolo laterale, quindi i spigoli laterali sono tutti uguali, i rettangoli non saranno tutti uguali fra di loro, ma saranno dei rettangoli, e questo spigolo laterale va a coincidere con l'altezza. Questa è esattamente la stessa situazione che abbiamo già incontrato nel parallelepipedo rettangolo. Infatti noi non abbiamo visto il caso del parallelogramma generico, che in particolare quindi può essere obliquo, siamo andati a vedere direttamente il caso del parallelepipedo rettangolo, quindi retto. Lo stesso faremo noi in realtà, dopo questa breve introduzione generale sui prismi, che ci permette solo di distinguere tra i due diversi tipi. Noi andremo ad analizzare, quindi a fare i problemi solo su quest'ultimi, solo sui prismi retti. Però per completezza di informazione è necessario conoscere anche l'altra categoria di prismi, ovvero i prismi obliqui, che sono tutti gli altri ovviamente. Quindi tutti quei prismi in cui gli spigoli laterali non vanno a formare un angolo retto con la base. E allora cosa succede? Succede che le facce laterali non sono necessariamente dei rettangoli, ma possono essere, anzi di solito saranno, dei parallelogrammi.
Inoltre, l'altezza del prisma, che qui vedete ho disegnato in marrone, non va a coincidere con lo spigolo laterale, il che chiaramente da un punto di vista delle formule rende tutto molto più complicato, è per questo che si preferisce studiare solo i prismi retti. All'interno della famiglia dei prismi retti poi andiamo a identificare un sottoinsieme dei cosiddetti prismi irregolari, quindi dei prismi che non solo sono retti, ma hanno per base un poligono regolare. Vi ricordo, un poligono regolare è un poligono equilatero ed equiangolo, ovvero che ha tutti i lati congruenti e tutti gli angoli congruenti. Cosa significa? Che un prisma può essere solo regolare se è retto e ha per base un triangolo equilatero, oppure un quadrato, oppure un pentagono regolare, un esagono regolare e così via. Ad esempio, eccolo qui, questo prisma non solo è retto, ma ha per base un triangolo equilatero, quindi è un prisma regolare. Questo prisma qui invece è sì retto, ma ha per base un quadrilatero, il trapezio, che non è regolare, non ha tutti gli lati e tutti gli angoli uguali, quindi è retto, ma non è regolare. Oggi, come vedete, mi interrompo un po' prima perché in realtà lo scopo della lezione era di introdurre il concetto generale dei prismi. Nella prossima lezione andremo a vedere le formule dell'area, la formula del volume, ma è soprattutto importante per voi impadronirvi di una terminologia, quindi cosa significa avere un prisma retto, cosa avere un prisma obliquo e cosa significa avere un prisma regolare. E per oggi è tutto, arrivederci alla prossima lezione.